stato meglio, sono andato 2-1, ma alla fine lui ha fatto 5-6 capolavori, perché ha fatto 3 garuffe perfette, dopo era così, ho avuto un pizzico di fortuna in più, io ce l'ho fatta. Infatti poi sul 55-30 c'è stata quella serie. Ma ha fatto 3 garuffe centro-centro imperiali, per cui cioè, lì non ho potuto ribattere, comunque alla fine... Ha fatto un bellissimo due sponde alla fine e lì ha vinto la partita. Bene, in bocca al lupo ad Arduini, sentiamolo anche Benevento. Dicevamo, si lotta comunque fino alla fine, questa è la bellezza del biliardo. Sì, questo è vero, però si sbaglia troppo, è un periodo, no? Si fa così, ce la prendiamo così, quando va bene ce la prendiamo che va bene, no? Beh, comunque insomma combattuta fino alla fine, anche quando lui era sul 55. Ha giocato bene tutte e 5 di set, mi ha stressato molto e sono andato sotto stress, quindi quando si va sotto stress si comincia a sbagliare di più, questi sono i discorsi. Bene, allora adesso ci sarà il cambio dei biliardi, noi ci risentiamo tra un po', intanto ti restituisco la linea. Grazie a Luigi Di Lauro ed è appena cominciato il match tra due grandi firme del biliardo di casa nostra, Arturo Albrito contro Marco Sala, Piemonte Lombardia. Arturo Albrito è un gorizianista formidabile, Sala è un italianista altrettanto bravo. Albrito proviene dalle selezioni, Sala è campione italiano uscente della categoria Master. Prima di seguire il match, obbligo pubblicitario, ci fermiamo un minuto e poi saremo di nuovo con voi in diretta. A tra poco. Ed eccoci in diretta, cari telespettatori, con il match Albrito-Sala. Immagini che vi giungono da Sant'Antonino di Susa, dove si sta disputando la quarta prova BTP. Domani ci sarà il gran finale, saremo in diretta tutto il giorno con una finale alle 22.30 che vi trasmetteremo su Rai Sport 1. Non è partito bene Albrito, non riesce a trovare per adesso le misure, ha già sbagliato due giri di prima. Qui una garuffa ha toccato pallino e si offre la replica di Sala che conduce 11-3. 2-2-4, vediamo se rientra, rientra troppo. Ha condotto bene la propria biglia, non credo che Albrito potrà giocare lo sponde biglia, ma
un due sponde di prima. Il due sponde, non ha condotto benissimo la propria biglia, però il tiro è piuttosto lento, quindi lascia un traversino non a spingere per Sala, se lo deve guadagnare. Il traversino dovrà farlo di prima, perché di seconda c'è il pallino. Bello, bello, bello. L'ha giocato di prima con forza calibrata. Proprio trattato giusto anche la battente, leggero effetto a tenere. Sponde a smezzare per Albrito. Questo è un bellissimo tiro, è una divisione perfetta a rimettere le biglie in mezzo. Bravo Sala. Garuffa. È bella. Due punti. Entra bene il Brito. Non trova però la copertura. Sfaccio per Marco Sala, a tutto biliardo. E non lo sbaglia. Guardate come ha condotto bene la sua. Qui c'è uno scatolino per Albrito. Se lo indovina può fare anche il pallino da tre. Lo gioca a sponde biglia. Mi sembra che stia puntando lo sponde palla. La vede di prima, sul girone c'è il pallino, quindi dovrebbe giocare un giro smorzato. Bravo. Sala, 4. Bravo, Sala. Ha condotto bene la sua biglia, però credo che sia uscita, sai? Sì. Ha la porzione per giocare. Un tiro difficile, colpo in testa. No, lo gioca colpo sotto. Lo gioca colpo sotto a due passate, ma pensa te che soluzione strana. Interessantissima questa. Si vede raramente un tiro così, eh? Sì, solitamente così giocano di colpo in testa.
20 punti per Albrito, 35 per Sala. Giro. È bello. Va di salire. È un po' corto. Se il Britto la vede piena, giocherà a sua volta un tre sponde. O se no potrebbe giocare uno striscio. Gioca striscio, passante. O corto o lungo? Lungo, infatti stavo pensando la stessa cosa, perché se dà un po' più di forza può trovare l'interferenza del pallino, se ne dà di meno trova i birilli che coprono. Io credo che l'abbia giocato proprio di misura. Filotto di seconda per Sala, palla grossa, effetto ad aprire. Tocca pallino, non era questa l'intenzione di Sala. Il pallino si sta avviando verso i birilli e forse uno lo abbatte. Sì, una grattatina da due. Gioca scomodo al Britto. Sponde biglia? Sedi. No, all'angolo. Gioca all'angolo forte. Probabilmente avrebbe giocato lo sponde biglia se fosse stato nella tabella punti più vicino all'arco sala. Ha dato un'occhiata prima di decidere il tiro. È indietro di 18, io non lo so, ha giocato questo sponde biglia forte, forse voleva spostare il pallino dal castello. Dalli. Andiamo da Luigi Di Lauro. Luigi, aggiornamenti. Eccoci qui, allora abbiamo i risultati del primo turno. De Riccardis vinci 3-1, passa De Riccardis. Benevento Arduini 3-2 per Arduini, passa Arduini. Nascimbene Fossi 3-0 per Nascimbene. Auletta Garavaglia 3-0 per Auletta. Drago Boarelli 3-0 per Drago. Fustegato Pocorobba 3-0 per Pocorobba e quindi passa Pocorobba. La partita fra Masci e Paoloni 3-2 per Andrea Paoloni. Infortuna e Caruso, ha vinto Caruso per 3-1. Giuseppe Consagno e Gargiulo 3-2 per Consagno e infine 0 di Lena 3-0. 3-1 il risultato dell'incontro che avete proposto voi fra Cifalà e Cioffi. Sono iniziati 0 di Lena, chi ha vinto? Ha vinto 0 per 3-0. Intanto sono iniziati anche gli incontri del secondo turno, vi do qualche aggiornamento. Vincenzo Consagno vince 2-0 su Caratozzolo, Cirillo vince per 1-0 su Triunfo, Bellocchio è avanti 1-0 su Fallani, Riccardo Nuovo 1-0 su Carillo e Condello sta vincendo per 1-0 su Cosci. Tutti gli altri incontri del secondo turno, ve li ricordo, Berniga di Mauro, Barbini Spagna, Gatta Sicignano, Sessio Mariani e Ballotta Berrutti sono sullo 0-0. È tutto per ora. Grazie. Sessio sta giocando? Sessio, sì, sul biliardo 9. Ok, grazie. Albrito 26, Sala 44. Tre sponde di calcio per Marco Sala.
traiettoria del tre sponde. Vediamo se la forza è sufficiente. Aia, corto, corto. E qui al Britto può fargli un'incastellata di misura. 6,39. Figuriamoci, sono proprio i suoi, la sua specialità. Come no? Risponde veloce per Sala. Meglio entrare di più che di meno. Entrato giusto. Ottimo questo tiro. Giocato deciso, giocato forza, bene. Per forza, con la per forza, forza giusta. Bel tiro. E vediamo se il Britto giocherà la garuffa. L'ingresso c'è. Leggero effetto a tenere. La colpisce di una. Buona. Buonissima. Stesso tiro per Sala. A meno che non decida di andare di una sponda. Mi sembra impostato per la garuffa, però. Si gioca la garuffa. Bravo, bravo Marco, capolavoro. Tiro eccezionale questo. Lo possiamo inserire nel nostro archivio di il meglio di Sant'Antonino. Eh beh, garuffa imperiale questa, Costringe adesso Arturo ad andare di uno al volo. Presa di sfaccio. Pallino che può aver creato un po' di interferenza. Penso di sì, Claudio. Per la raddrizzata però credo che il pallino non dia noia. Qui sinceramente non mi è piaciuto Sala. Vabbè che ha giocato chiusura a 52, ha detto se trovo filotto vinco sul colpo. Il Britto richiede la marcatura di un pallino. Ma c'è, l'ha segnato. Era segnato, no? Sì. Vediamo questa esecuzione, poi andiamo da Luigi. Un angolo.
è senzuccata però qua, si è inzuccata la biglia, si è sentito proprio dal rumore, ha fatto un salto anche. Luigi Di Lauro, a te. Sì, eccoci qui, siamo con Vincenzo Consagno che è il primo vincitore di questo secondo turno della mattinata, 3-0 contro Caratozzolo. Vincenzo, che partita è stata? È stata una partita, diciamo, ho vinto 3-0, è stata sofferta perché potevo perdere tutte e tre le partite, ma un po' la fortuna, un po' la sfortuna dell'avversario, l'ho vinta tutte e tre. Anche in questo ultimo set eri dietro, lui era a 56, tu eri a 46. Sì, diciamo che l'ho vinta perché lui, come ho detto prima, non ha saputo sfruttare l'ultimo. Poi un po' di fortuna, si sa, quando l'avversario sbaglia, la componente fortuna ti aiuta. Però alla fine diciamo che ho giocato non bene, però ci ho creduto di più rispetto a lui. Una questione di fortuna a volte, e comunque bisogna crederci fino in fondo. Una dedica particolare per questa partita? Sì, diciamo una dedica, è più una dedica perché lo voglio dedicare a mio figlio che nascerà tra un mesetto. E poi due saluti, quelli che ho ritrovato, un'amica dopo tanto tempo, da 23 anni la volevo salutare, che ci ha sempre creduto in me, Angela, la saluto molto volentieri, e poi i miei amici che tifano per me, Pierpaolo e Alessandro. Beh, un saluto a tutti. Bene, grazie a Vincenzo Consagno, auguri ovviamente per la prossima paternità, per il momento è tutto, non abbiamo ancora altri aggiornamenti qui dalla Sala 2. Sale a 55, al Brito 35, va al volo il milanese, classe 69, Sala 3, vice campione del mondo qualche anno fa. In Argentina, a Necochea, in finale con Gustavo Zito. Che anno era? Fine anni 90, sì. O ricordo male? Sì, sì. Striscio per Albrito, non male. Guarda la sua come l'ha portata. Qui Sala non chiude di certo. 6 punti. 58 a 41, ancora aperto questo match, sai? Brito è sempre lì, pronto a sfruttare un eventuale errore di Sala. Il maresciallo, il tiro del maresciallo. Effetto a correre, buono, sul lato sinistro della battente, lunga, lunga. Inverte l'effetto, andare a prendere poi la palla avversaria. E ci arriva. Bravo. Bene. Con la forza buona. È storia di più di 50 anni fa. Al Barsi di Milano, sotto la galleria, c'era un signore che tirava questi accosti. Evidentemente era un maresciallo dei carabinieri, e da allora l'hanno chiamato il tiro del maresciallo. In qualche parte nel Comasco l'hanno trasformato al femminile, la marescialla. Molti lo chiamano la marescialla. È vero o no? Non solo nel Comasco. Accostino per Albrito. Però è più bello il maschile, dai. Poi se l'origine è quella lì non ci devono essere dubbi. A me l'ha detto un vecchio giocatore, sì, dell'epoca. Che... Vogliamo togliere la paternità a questo maresciallo? No. Perché trasformarlo? Bravo Sala, è andato in zona pallino, dalla quale dovrà spostarsi al Brito. Qui al Brito probabilmente giocherà un filo di biglia gialla. In finezza massima sulla gialla per scappar via con la sua. Vediamo se è questo il tiro. Finezza, ma troppo fine. Chiude qui Sala. Era obbligato, secondo me era anche corto il tiro però.
1-0 per il giocatore di Desio. Magic Dream è il suo CSB. È una sala molto bella, quella di proprietà della famiglia Sala. Al banco c'è la signora, la mamma di Marco, signora simpatica, dolce, che salutiamo. E Marco nella sua sala fa lezioni, gioca, insomma il biliardo è diventato la sua attività primaria. Stesso discorso per Albrito, il quale ha una sala ad Alba e si chiama Albrito Club. Due sponde di calcio per Sala. Bella. Molto bella, 8 punti. Raddrizzata difensiva per Albrito, ha giocato il 4 ma non l'ha preso come avrebbe voluto, l'ha preso pieno e si offre ad uno sfaccio di Marco Sala. La corsa è stato ingordo Albrito in questo caso qui, poteva anche giocare la passatella senza cercare il pallino, l'ha cercato proprio con l'effetto a tenere. È andata bene, 2 punti per Sala. Sala, 2. E non gli ho fatto pagare l'errore. Una sponda. Giocherà uno sfaccio di una sponda. No. No, 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 no. Ha giocato semplicemente a portarle giù, ma l'ha presa scarsa. Dieci. Sala, 10. 10 e difesa. È costato caro ad Albrito quel tiro moscio di una sponda. A te Luigi. Sì, solo per darvi gli aggiornamenti degli altri tre biliardi. Il biliardo 8, dove sono impegnati Cosci e Condello. Condello in vantaggio per 2-0. Sul biliardo 9, Sessio ha appena vinto la prima partita su Mariani e quindi è in vantaggio per 1-0. Sul biliardo 10, Riccardo Nuovo sta vincendo la sua partita contro Carillo per 2-0. Dunque questa è la partita in fase più avanzata. Siamo tra le altre cose sul 50-30 per Nuovo nel terzo set, che potrebbe risultare decisivo. Adesso arrivano altri 3 punti di pallino per Nuovo e dunque siamo sul 53-30. Appena finirà questo incontro ovviamente vi chiederemo la linea. E Sessio va avanti, sta ancora giocando bene. È incredibile per me la storia di questo signore Comasco. Cioè normalmente quando si hanno dei problemi fisici, no, si hanno delle categorie adatte alla propria situazione. Le Paralimpiadi ad esempio sono l'emblema. Sessio gioca a biliardo praticamente senza 8 dita. Io non so come faccia, è veramente un fenomeno. Ha solo i pollici.
E gioca bene, questo è fantastico. Ha grandissima passione che porta avanti anche insegnando il biliardo sportivo nelle scuole, artefice insieme a Vilone del progetto scuola nel Comasco. Bravo Sala. Sviluppa bene. 10 punti per Marco Sala. Trenta a 14. Due sponde di calcio, leggerissimo effetto a tenere per Artù Dal Brito. Giocata bene. Sì. 4 punti, andiamo da Luigi. Sì, ecco, come vi avevamo anticipato, Riccardo Nuovo ha vinto la sua partita 3-0. Che partita è stata, Riccardo? Abbiamo giocato malino tutti e due, però io qualcosina in meno. Però vabbè, dai, siamo amici. C'era qualche problema di biliardo oppure è stata proprio così la prima partita della mattinata che vi ha trovato un po' impreparati? No, vabbè, l'inizio, un po' la prima partita, un po' l'amicizia e tutto, eravamo un po' tesi tutti e due, però vabbè. Sentiamo anche Carillo che sta mettendo a posto la sua stecca. Allora diceva, insomma, è stata una partita con un po' di troppi errori da una parte e dall'altra. Eh sì, ci manca cattiveria in questa partita, perché giustamente, come ha detto prima lui, Righi, siamo amici, ci frequentiamo spesso, quindi siamo nella stessa squadra, non c'è cattiveria, quando non c'è cattiveria non si gioca bene a biliardo. Bene, grazie anche a Carillo. Mentre vanno avanti gli altri due incontri, c'è Sessio che è in vantaggio anche nella seconda partita su Mariani per 24-16, mentre è terminato l'altro incontro. Allora proviamo a sentire un attimo i due protagonisti. Eccoci qui. Allora, alla fine anche in questo caso un 3-0, una partita segnata dall'inizio. Durissimo, però, durissimo, perché Michele lo conosciamo tutti. L'altra volta ci ho perso, stavolta ci ho vinto. Che partita è stata? Una partita abbastanza... abbastanza all'inizio equilibrata, dopo lui ha sbagliato qualcosa e io l'ho fatta, è andata bene. Bene, allora qui nella sala 2 è in corso solo l'incontro tra Sessio e Mariani. Ricordiamo, Sessio in vantaggio per un 7-0, 32-29, ed è al suo turno di gioco. Inquadrato in questo momento, ha ottenuto altri 4 punti e si porta sul, altri 2 punti e si porta sul 34-29. A voi. Abbiamo sentito le impressioni di Gianfranco Condello. Si erano incontrati a Gallipoli. E sai cosa mi disse Condello a fine incontro? Ma oggi ho perso, ma la prossima volta lo spacco. memore di quello, oggi ha vinto 3-0. Pensa Condello, che è proprio alla goriziana nel sangue, anche all'italiana ogni tanto esprime un bel gioco. Sì, eh? Sì, una bella classe. Ha giocato tantissimo all'inizio, quando è arrivato in Piemonte Andrea Quarta, in coppia con Andrea, e credo che... Cioè Condello sì, con Quarta? Sì, credo che Andrea abbia fatto un grosso salto di qualità nel gioco di sponda proprio nel primo anno che si era trasferito in Piemonte. Difende molto bene Al Brito su questo due sponde. Sala conduce 37-18. Qui dovrà giocare un tre sponde, ma non di misura, perché c'è un pallino che potrebbe aiutarlo nel caso la prendesse sul grosso. Presa male. L'ha presa troppo scarsa.
Vedete, il pallino era amico di questo tiro. Bastava prenderlo un po' più piena, avrebbe fatto il 3, magari anche la difesa. Questo è grave come errore. È doppio, perché adesso subirà anche un tiro di fisso. No, non mi è piaciuto quel brito. Ha giocato il pallino all'interno. Però ha fatto un bel recupero. 32-37. Questa. Vedi? Sono le staccate di Marco Sada proprio. Vedi? 12 gliene ha fatti. È così, caro Albritto, hai giocato un fisso malissimo, è giusto che tu abbia pagato. Raddrizzo di una passata e pallino da 4. Questa è bella. Albritto, 6. 6 punti. Se avesse fatto il rosso non avrebbe consentito lo spondebiglia Sala, tiro che invece mi sembra fattibile da quella angolazione. Prende punti ma è buona. Gioca il gancio al Brito. Sul due sponde c'è il pallino, non può far niente. Il gancio passa. Stare la gialla lì, tocca pallino, però intanto poco, lo sposta e non è male il fatto di aver spostato il pallino. Striscio di mezzo colpo? Scomodissimo, ma tira. Leggermente stretto. Bricolla per Arturo Albritto. Massimo effetto. Entra poco, c'è un pallino da 4. Ma... beh, guarda che lo sfaccio non c'è. Il pallino lo impedisce. Il Brito 45, Sala 49, non è male, come pallino da 4 per il Brito questo. Trovato, non cercato però. Il Sala andrà al tiro di angolo, o di prima o di seconda, a sua scelta. Americane, pallino da 4. Ci stava, sai, l'ha fatta stretta. Giusto. Bel tiro.
Garufa per Albrito, dovrà passare dietro quel pallino. Bravo. E c'è la Garufa anche per Sala, se se la sente. Prima ne ha giocata una simile, ha fatto 8. Tiro c'è, il pallino non c'entra niente sulla Garufa. Anche perché se la fai stretta fai il pallino da 4. Tiro è quello lì. Vedi? 4 punti è tanta roba a quest'ora, eh? Si porta un pallino dalla chiusura del 7, Marco Sala. Arturo da un'occhiata alla tabella punti prima di scegliere il tiro. Sul giro c'è il pallino. No, non c'era. L'ha fatto perfetto. Madonna, che giro che gli ha fatto. Che giro fantastico. Archivio. Giro meraviglioso questo. Meraviglioso. Lo rivediamo. Io ero convinto che il pallino fosse sulla traiettoria, doveva esserci passata un micron. Vediamo. L'ha proprio schiacciata di taglio e non di potenza. Bellissimo. Il pallino lo può fare, dovrà cercarlo 2 a mo' di 3, ma il pallino da 4 non lo può fare, se entra tanto può fare il pallino da 3. Ecco, questo è il tiro, deve entrare molto con la gialla e mandare la bianca verso il pallino. Ah, non lo fa. Non lo fa per poco, l'aveva giocato bene. C'è finestra? No, non c'è. No. Non c'è. Può giocare l'angolo. Il 2 sponde non c'è. Può giocare l'angolo anche forte su pallino. Gioca solo difesa al Brito. Vuole andare via da quella zona. Non è andata bene però. E l'ha preso un po' scarsa. L'ha presa un po' scarsa. Sala deve decidere se rischiare il giro, che sarebbe esattamente questo che vi facciamo vedere. Questo è il tiro classico, però se lo sbagli puoi perdere partita, e quindi Sala sta valutando se valga la pena rischiare o no la chiusura di giro. L'alternativa potrebbe essere sfacciare la bianca per cercare un pallino. Lo può cercare sia da 3 che da 4, sua scelta.
Passa veramente vicino, ma è un tiro bello questo. Approvo totalmente la scelta di Sala. Tiro intelligentissimo. Vediamo il Brito, se la vede da giro passante. Angolo, vediamo, è lento, potrebbe venire di seconda. Ah, sfiora il birillo. Sarebbero bastati 2-3-5. E sì che l'ha giocato morbido, ma si è chiusa. Sì, non l'ha forzata volutamente. 58-57, che roba questo set. E adesso uno può dire, ok, il pallino è fatto forse in un altro momento del match, qui te lo se lo deve guadagnare. Lo fa, 2-0. In effetti se l'era meritata Sala questa partita, perché ha giocato il duomo di tre, è passato a mezzo centimetro, ha giocato lo sfaccio, è passato a mezzo centimetro ancora, finalmente l'ha fatto. Però è stato veramente un set all'insegna della tattica e della strategia, mi è piaciuto molto. Va il tiro d'apertura del terzo set, Artù dal Brito. Gioca al gancio. Sul largo, difensivo, non si possono fare punti e lascia benissimo la sua vicina sponda. Risponde Marco Sala allungando di effetto buono di una. Tiro difensivo, altro che difensivo. Va dentro nel castello senza la forza, questa sul rosso. Addio. Che roba. Guarda. 6 di misura per Albrito. Andiamo da Di Lauro. Sì, allora gli aggiornamenti della sala 2, Barbini Spagna che giocano sul biliardo 1, cioè Barbini in vantaggio per 1-0, ma nel secondo set Spagna è sul 57-35. Biliardo 2, Ballotta Berruti, c'è Berruti in vantaggio per 1-0. Sul 3 Consagno ha vinto su Caratozzolo per 3-0 ed è appena iniziato l'incontro tra De Feudis e Marcolin. Siamo sul 46-45 per Marcolin. Il biliardo 4, perfetta parità tra Di Mauro e Berniga, 1-1. Sul biliardo 5 Trionfo sta perdendo 2-1 contro Cirillo, perdeva 2-0, dunque ha recuperato un set. Sul biliardo 7 Fallani in vantaggio su Bellocchio per 2-1, anche qui capovolgimento di fronte, Bellocchio in vantaggio per 1-0, adesso c'è Fallani che è avanti per 2-1. Infine il biliardo 7, Gatta e Sicignano in perfetta parità, 1-1. Grazie Luigi. Vedete, questo è l'impianto sportivo qui del CSB di Sant'Agostino, ci troviamo in Sant'Antonino, il GAC Val di Susa, c'è anche Sant'Ambrogio prima, sì. Il paese prima si chiama, sì, Sant'Ambrogio di Susa. Di Susa. Cosa ho detto? Sant'Agostino? Sì. Vabbè, è un grande santo Sant'Agostino. 13-6 per Sala. Aveva bevuto 4 punti al Brito, 3 sponde di calcio. Quattro punti. Buona la misura e anche la direzione. E qui Sala deve decidere se giocare un 3 sponde o un 5 sponde, sono facili tutte e due.
si imposta per le tre. Giusto, meno strada si fa e meglio è. Leggermente larga e lunga anche. Trova un pallino. Non voluto, non l'ha tirato, ha chiesto scusa. Ecco, Arturo. Questa è una spesa di viaggio di spessore. Steola, pallino da tre, a scappare con la sua. Pensa che io qua andrei di 5 sponde, Claudio, più che di 3. Si arriva con una provenienza migliore a giocare il 5 sponde. Qui deve battere circa all'altezza del... Adesso proviamo a fare il disegno. Ecco, questa dovrebbe essere la traiettoria del tiro. Si arriva con una provenienza migliore, senza dubbio, rispetto al tre sponde. Deve battere al secondo diamante. Bello. 4 punti per Marco Sala, ben giocato. Il pallino dovrebbe non essere sulla traiettoria delle tre sponde, quindi Albrito giocherà questo tiro indiretto. Erroraccio, mai sul largo, mai. Traversino a spingere per Sala. Poteva giocare anche una passata, ma si è sentito più sicuro così. Era come diagonale un pochettino da chiudere. Era preferito chiuderla di potenza, distaccata. Certo, anche perché la messa l'ha ottenuta lo stesso. Tre sponde di calcio per Albrito, uscita 17-18, ovvero tra il secondo e il terzo diamante. Questa dovrebbe essere la traiettoria. Sembra un po' stretta, è abbattuto a 12, bisogna andare almeno a 15 per fare questo, esattamente tra i due diamanti, tra il secondo e il terzo, considerando lo zero il diamante d'angolo. Cominciamo a dare gli appuntamenti TV ai nostri fedeli telespettatori. A 12:30 e andremo avanti sino alle 2:30, quindi storia da nottambuli. Naturalmente vi diremo chi avrà vinto questo incontro tra Sala e Albrito. Vi daremo la composizione completa del tabellone dei professionisti di domani, compresi i qualificati del tabellone dei nazionali. E questa notte vi faremo vedere Cari Amicucci e l'altro incontro? Della Torre Gaetano Romeo, Stefano Della Torre. Vabbè, direi che sarà un bello spettacolo anche per il sabato notte di Rai Sport 2. Domani invece la finalissima sarà su Rai Sport 1, annotatevelo, perché alle 22:30 vi daremo una semifinale e la finalissima rigorosamente in diretta.
Bello questo tiro di difesa di Albrito. Rimpallo e stavolta va a bere Sala. Beve 5 punti. 6. Scusami, 6 punti. Sì, perché il pallino è con la sua. Sul filotto di seconda il pallino non c'entra, però potrebbe giocare l'angolo al Brito. Che scelte che fa Arturo, che scelte. Lui ha detto anche se mi scopro c'è il pallino che anche mi difende. Stavo pensando proprio quello, la miglia battente che non... Nessuno avrebbe giocato l'angolo lì, forse ci fa là. Gioca su pallino forte Sala. 5 punti. E qui Albrito può giocare uno sfaccio. Se glielo indovina lo sorpassa. Può fare 10 qui. Vediamo se rientra con l'effetto. Sembra bella. Molto bella. Sembra bellissima. 10 punti. Può replicare Marco Sala. Tentativo di filotto di seconda anche per Sala. Passa 2 e 2, 4. Andiamo da Di Lauro, a te Luigi. Sì, eccoci qui, ultimo aggiornamento dalla sala 2 sul biliardo 1, Barbini e Spagna in parità 1-1, sul biliardo 2 Ballotta Berruti, c'è Berruti in vantaggio per 1-0, siamo a metà del secondo set. Poi sul biliardo 3, De Peudis e Marcolin, c'è Marcolin in vantaggio per 1-0. Sul biliardo 4, Breganze di Mauro 1-1. Sul biliardo 5, Cirillo e Triunfo 2-2, dunque Triunfo è riuscito a recuperare, perdeva per 2-0. Adesso siamo in perfetta parità, così come in parità sono Bellocchio e Fallani 2-2. Sul biliardo 7, Gatta ha appena vinto il secondo set contro Sicignano, quindi siamo sul 2-1. E infine l'aggiornamento sul biliardo 9, Sessio e Mariani sono sull'1-1. Grazie Luigi, come vi abbiamo già detto questa notte vi daremo i risultati di tutti gli incontri validi per l'accesso al tabellone dei professionisti. Vediamo quest'ultimo tiro di Albrito, poi chiuderemo il nostro collegamento qui da Sant'Antonino di Susa. Vediamo se Albrito farà un altro sfaccio come quello di prima. La posizione è similare. La prende un po' grossa e stavolta non ottiene birilli, ma solo una copertura. 2-0 Sala, 41-38. Gli aggiornamenti a questa notte. Mezzanotte e mezza, Rai Sport 2. Grazie a Claudio Bono, ad Antonella Rossi in regia, a tutti voi che ci avete seguito. Il grande biliardo è su Rai Sport 2. Buona serata.